c'è stata una guerra che ci ha in qualche maniera riguardato tutti. Ed è stata anche un'occasione per quelli che vogliono che la loro opinione diventi quella degli altri, per sprecare fiumi di inchiostro, perché un gruppo si è affannato a spiegare perché questa guerra fosse giusta, un gruppo piuttosto nutrito, e un altro gruppo, anche quello piuttosto nutrito, si è affannato a spiegare perché questa guerra fosse ingiusta. Io non ci ho messo bocca, perché per me tutte le guerre sono ingiuste. Io sono solo un matto, ed un matto non capisce i comandi che han bisogno di brillanti spiegazioni. Se comandi di sparare, sono matto da legare, e mi leggo ad altra gente che non sa le tue ragioni. Gente anche un po' vigliacca, gente che non ha coraggio, il coraggio di ammazzare chi non sa perché lo ammazzi. Il coraggio non è mio, il coraggio è quello tuo, tu che hai le tue ragioni ed inchiostro da sprecare. Io che invece sono insieme a quelli che non possono capire, che non possono spiegare, che non vogliono morire. E l'idea per cui si muore non è più quella di ieri, e l'idea per cui si muore sarà vecchia già domani, e tu intanto temerario a casa ammucchi le ragioni, trovi giustificazioni che noi matti noi non capiremo mai. E chi muore nella guerra è solo gente come me, da tutte le parti è sempre gente che non sa. E tu che la sai lunga sulle cose della vita, come un arbitro in panchina tu non giochi la partita, e la decidi tu. Io sono un vigliacco, uno che non ha coraggio, il coraggio di ammazzare chi non sa perché lo ammazzo. Sono matto come un gatto, matto come un animale, che non sa che cos'è il bene, che non sa che cos'è il male, ma che ammazza per mangiare e che spero mangi gente che lo sa perfettamente, gente fatta esattamente come te. Sulle cose della vita, come un arbitro in panchina, tu non giochi la partita e la decidi tu. Io sono un vigliacco, uno che non ha coraggio, il coraggio di ammazzare chi non sa perché lo ammazzo. Sono matto come un gatto, matto come un animale, che non sa che cos'è il bene, che non sa che cos'è il male, ma che ammazza per mangiare e che spero mangi gente che lo sa perfettamente, gente fatta esattamente come te.